poi te lo taglio. Benvenuti sul mio canale. Allora, ed è un po', lo dico sempre, ma è sempre vero, ed è un po' di giorni che non faccio video, ma è sempre vero la storia, ormai è così la storia. Oggi vi faccio vedere come si fa un biglietto da visita, diciamo, in stile origami. Sembra difficilissimo, ma è veramente facile. Cioè, è questo qua, vedi, è un foglio. Così. Quindi, bando alle ciance, iniziamo. Serve un foglio normale. Dobbiamo fare il quadrato. Ok, quadrato abbiamo fatto, ma stavolta non serve il quadrato, serve l'avanzo che abbiamo tagliato. Allora, si prende, allora, queste qui possono essere varie misure, può essere anche più grande, più lungo, dipende da come volete fare la grandezza, quindi è meglio. No, che è meglio. È consigliabile fare una misura che volete, però deve essere lungo, cioè non deve essere largo, deve essere proprio il più lungo possibile. Anche il più stretto riuscite anche a farlo. Ma questa è la misura per imparare bene a farlo. Quindi, facciamolo. Non sono in forma oggi. Questo angolo qua. Una volta fatto questo, quest'angolo va qui, così. Ah, se è chiaro, eh. Io l'ho fatto per così, ma se volete lo potete fare anche di qua. Cioè, non è obbligatorio farlo per forza di così, si può fare anche d'altra parte. Poi una volta fatto il triangolino, fatto la X, si piega in giù. E facciamo il quadrato. Così, vedete? Fatto un quadratino. Poi si prende questo lato e si fa la riga in mezzo. Fino alla riga in mezzo. Anche di qua. Si apre e si mettono queste due alette all'interno. E due. E viene fuori da questa figura qua. Si apre. Si chiude. Poi una
volta fatto così, facciamo la testa, cioè classica posizione, si apre qua, si mette dentro e si chiude a formare la testolina. Poi si prende l'ala, dobbiamo fare una piegatura a filo qua, ma a filo, allora, cioè a filo qui, e questo deve applicare qua così. Che io ho applicato questo qui, va qua, va qui, e questo va fino qua. Ultima piegatura, una piegatura a filo qua. Così. L'ultimissima, questo filo, questa qua, a filo qua. Fatto. E il gioco è fatto. È semplicissimo da fare. È la cosa più semplice. Quindi, bando alle ciance, alla prossima.